Questa settimana avrà due grandi celebrazioni in onore degli arcangeli o degli angeli. La prima sarà martedì, la festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele. E poi invece a fine settimana, venerdì, avremo la festa dei santi angeli custodi. In questi anni mi sembra che si stia un po' recuperando da un lato la figura degli angeli e tuttavia non nel senso giusto. Mi sembra che tante persone, tante letture, tanti anche programmi televisivi ci invitino a trovare gli angeli negli uomini. Voglio dire, molto spesso ci viene presentata la figura dell'angelo come la figura del nonno, oppure la figura dell'angelo come la figura di colui che ci aiuta a fare qualcosa, rintracciata negli amici, rintracciata nella cerchia delle relazioni più strette. Certamente è vero, abbiamo intorno a noi tante persone che ci aiutano, che ci fanno del bene, che ci fanno crescere, ma l'angelo è un'altra cosa. Possiamo esprimere tutto l'apprezzamento che vogliamo per queste persone senza però chiamarli angeli. In effetti, soprattutto la figura degli arcangeli e la festa che celebreremo martedì ci aiuterà a capire che gli angeli, gli arcangeli, si collocano in tutt'altra dimensione. E se leggerete la scrittura del profeta Daniele, che è una delle possibili scritture che accompagnano la festa dei santi arcangeli, scoprirete che la figura dell'angelo, dell'arcangelo, è la figura di un essere, di una creatura, che ha il compito di rivelarci le cose che Dio vuole che avvengano e di introdurci nella presenza del Signore. Penso soprattutto all'anno che abbiamo passato e che stiamo ancora passando. Non è un anno facile, tante sono le cose che non sono andate bene, tante sono le cose che hanno provato la nostra vita, tante sono le cose che ci preoccupano e tante, dobbiamo purtroppo dirlo, sono ancora le cose che ci preoccuperanno. Molto spesso abbiamo reagito di fronte a queste cose cercando di consolarci e dicendo che andrà tutto bene. La domanda che le scritture di questa settimana ci pongono è però piuttosto questa: e se non sarà così? Ecco allora che la figura degli angeli, la figura degli arcangeli, ci aiuta a capire che Dio interviene nella storia, ma interviene non come vogliamo noi, non secondo i nostri pensieri, non esaudendo quelli che sono o che possono essere i nostri desideri, ma interviene rivelando la luce del suo volto. Interviene portando avanti la rivelazione del suo mistero. Interviene certo mostrando la sua vicinanza agli uomini, ma questa vicinanza si mostra anche passando attraverso quelle cose che non vorremmo trovare sul nostro cammino e aiutandoci a sopportare quelle cose che sono complesse, difficili, a volte contrarie a quello che pensiamo essere il bene della nostra vita. Allora suggerirei questo. Mentre viviamo queste feste, proviamo davvero ad ascoltare la voce della parola di Dio, proviamo a interrogarci davvero sulla figura degli angeli, degli arcangeli che aiutano il nostro cammino, proviamo a domandarci seriamente che cosa Dio chiede, che cosa Dio vuole per noi, per la nostra vita, per la storia del mondo e chiediamo davvero al Signore di starci vicino in questi momenti per noi difficili. I santi arcangeli, la cui potenza, la cui parola, la cui medicina sono dono del Signore, sostengano il nostro cammino, guariscano le nostre infermità, ci introducano per sempre nel mistero di Dio. Buona settimana a tutti.